Buongiorno a tutti, in questa pillola parleremo di ritmica, dei primi fondamenti, di notazioni, di nomi, di durate e leggermente già di origine dei suoni ritmici. L'argomento ritmica è molto delicato perché sovente, anche quando si acquisiscono buone capacità vocali in coro, sovente sui valori ritmici si casca, si perde molto tempo nella prova perché non sono state interiorizzate davvero le figure e le durate. E a proposito di interiorizzazione, sentirete parlare molto in questa pillola di bambini, perché quello è proprio un percorso che si fa soprattutto inizialmente per andare a aiutare le persone a interiorizzare il concetto di pulsazione, il passo, il battito cardiaco, il movimento regolare, la scansione regolare, tutto ciò che noi generalmente chiamiamo clock. Vediamo ora i valori ritmici di durata. Oggi noi abbiamo queste definizioni. Un pallino vuoto e da solo che viene chiamato dalla teoria musicale intero. E poi si scende, questo non era così in origine, ma dal Medioevo in avanti, si scende con un suono che vale la metà. Un suono che vale un quarto e un suono, poi ce ne sono altri ma oggi ci fermiamo qua, che è l'ottavo. E possono venire davvero espressi con delle frazioni. L'intero viene espresso con 4/4, la metà con 2/4, il quarto con un quarto e l'ottavo con un ottavo. Quindi sono in relazione 2-1 e hanno dei nomi questi suoni. Questo si chiama semibreve. Questa si chiama minima. Questa è la metà della minima, quindi si chiama semiminima. E questo si chiama croma. E già qui possiamo renderci conto che c'è qualcosa che non va, perché la nota che si chiama intero ha un suffisso semi, quindi fa riferimento a un nome di qualcos'altro ancora. E la nota che noi, in tutto il periodo classico e romantico, consideriamo di valore 1, quello della pulsazione, si chiama un quarto. Quindi è successo qualcosa probabilmente nella storia della musica che ha portato a una situazione che oggi non fotografa cos'era all'inizio. Infatti, logicamente, qui, prima di tutto non si sa, c'è un suono che si chiama breve, che quindi vale il doppio dell'intero. Quindi 8/4. E che generalmente si scrive in questo modo. Allora, c'è un'osservazione ancora che vorrei fare dalla semibreve in giù, c'è un'osservazione grafica che poi può essere utile all'occhio. Qui vedete che c'è solo un pallino, poi a questo pallino viene aggiunta una gamba, poi a questo pallino con la gamba viene riempita la parte rotonda e poi ancora si aggiunge un episema laterale. Cioè, man mano che i suoni diminuiscono la loro durata, hanno qualcosa in più. E attenzione, se questa si chiama breve, vuol dire che di nuovo non è finito lì, vuol dire che ragionevolmente ci sarà stato un suono più lungo in origine. Allora, per adesso ci accontentiamo di questa osservazione, che i nomi delle note che utilizziamo oggi non sono probabilmente
lo specchio di quello che erano quando sono nati. Bene, proseguiamo con i ragionamenti sulla ritmica. Abbiamo detto prima, un po' di sfuggita, che questa nota, la semiminima, che per gran parte degli ultimi secoli, diciamo nel periodo classico e romantico della musica, quindi dall'inizio, dalla fine del 600, diciamo alla fine dell'800, in grosso modo, è stata considerata l'unità di movimento, cioè quando si parlava di clock, di tactus, di battito del cuore, di passo, per indicare l'unità di questo, generalmente si usa la nota della semiminima. E nella didattica musicale, uno dei modi per indicarla, che è quello che io vi propongo, è questa di avere una seggiolina, dove la seggiolina indica proprio l'unità di movimento. E allora, se questo è l'unità di movimento, possiamo sicuramente dire che le due crome insieme valgono 1. Le due crome qui sono presentate separate, ma sovente vengono scritte proprio collegate, cioè le due, come se le due gambe, come se le due gambette si dessero la mano. E questo ha un'importanza, è una grande importanza dal punto di vista grafico, cioè l'occhio è invitato a considerarle insieme, quindi a identificare l'unità di movimento. E la minima invece, che vale il doppio, avrà due seggioline. Ci sono anche dei valori di pausa. La semiminima ha una sua pausa corrispondente, che si scrive più o meno così. La minima ha scusate. La minima che vale due seggioline ha una pausa che si scrive così, la croma ha una pausa che si scrive così. E è interessante una piccola considerazione rispetto alla pausa della minima che è fatta in questo modo. E questa linea più lunga in basso non è altro che la stilizzazione di una linea del pentagramma, cioè questa pausa si appoggia sulla terza linea del pentagramma ed è una pausa di minima. Si dice questo perché poi c'è la pausa della semibreve, quella che vale 4, che viene presentata abitualmente così e la cui origine è dovuta al fatto che si scrive appesa alla quarta riga. Generalmente nella lettura ritmica per l'infanzia si dà il nome ta alla nota che vale 1 e quindi questa successione di suoni posso leggerla così. Pronti via ta titti titti. Ta. Sembra tutto molto semplice, molto lineare, ma dobbiamo comprendere che il processo che ha portato alla nascita di tutte queste definizioni e di questa ritmica è stato molto lungo e molto complesso. Ne parleremo ancora in seguito con qualche esempio concreto. Per oggi ci limitiamo a quella piccola osservazione sui nomi delle note. Nomen omen, la stessa definizione della nota ci dice che qualcosa nel tempo è successo. È una nota che si chiama breve, sicuramente quando è nata lo era. Abbiamo la ritmica che nasce dal testo, abbiamo la metrica che nasce dall'accentazione di testi e poesie e di canti. In tutto questo per una nascita di un sistema
organico che oggi organico, non banale e che ha richiesto molti passaggi. Ancora un elemento di lettura ritmica. Dicevamo prima che la nota che viene considerata unità di movimento, la nota da un quarto, è questa. E vi racconto per adesso molto semplicemente, poi approfondiremo il discorso, che generalmente la musica è organizzata per moduli ritmici, cioè partendo dalla tradizione proprio storica si è mantenuta l'abitudine generalmente, di nuovo parliamo del periodo classico, romantico, post-romantico, di organizzare il numero di impulsi ritmici regolare ordinato per stanze, per battute e per misure. Ad esempio, in una indicazione iniziale della musica in cui c'è scritto due quarti, non significa una frazione questa, ma vuol dire che per ogni battuta c'è l'equivalente di due seggioline, ciascuna delle quali vale un quarto. Quindi vuol dire che l'unità di movimento è questa, il ta è questo, e per ogni stanzina ci sono due posti. Diciamo che disegnarle proprio e alla fine generalmente si mette una doppia stanghetta. Quindi qui possiamo scrivere ad esempio questo, qui potrebbe starci questo, qui potrebbe starci una minima da sola che vale 2, poi potremmo avere di nuovo una pausa con un ta e poi, non so, ciascuno può inventare come vuole. Provo a leggere questo. Pronti via. Ta, sh, titti, ta, sh, ta, titti, ta. Proviamo a farne una da 4. Possiamo avere una minima, una seminima, due crome. Sono arrivato a 4. Poi posso avere, che so, un'altra crome, un'altra coppia di croma, una seminima, una pausa di minima. E quindi ne abbiamo una qui, questa vale 2. Poi possiamo avere un'altra semiminima, una sua pausa. 4 crome. E poi possiamo avere una minima, una pausa e una semiminima. Leggo questo. Ta, ta, titti, titti, ta, sh, sh, ta, sh, titti, titti, ta, sh, ta. Ecco qualche esempio di didattica per bambini. Vedete una successione di animali da chiamare nel tempo, regolando la pulsazione correttamente, e poi ecco i disegni delle note con le seggioline e infine una proposta di stanze da 2, da 3 e da 4 posti. Questo è il Castello incantato su Vini Zerboni, Chiadopiat, De Faveri, Guyot e Romagnolo. Eccoci alla fine della seconda pillola. Abbiamo parlato di figure ritmiche, dei loro nomi, delle loro durate, della relazione di durata tra di loro. Poi abbiamo visto come i simboli si organizzano metricamente in misure o battute. E infine abbiamo visto alcuni esempi di didattica per bambini e abbiamo anche fatto qualche esempio di lettura. Ma se qualcuno di voi vuole saperne qualcosa di più, ci vediamo dietro le quinte.
Grazie, alla prossima. Vi ho raccontato all'inizio che stiamo parlando di un periodo piuttosto preciso dell'evoluzione della storia della musica, e il periodo in cui questo è stato considerato come espressione del clock è un periodo che copre da metà fine 600 fino a fine 800, inizio 900, ed è usato ancora oggi anche nella musica leggera. Ma proprio lo scivolamento di cui parlavo all'inizio dei nomi, la breve che per noi è una nota ormai molto lunga, ci può suggerire il fatto che ci fu un periodo in cui l'unità di movimento, cioè la nota che valeva una seggiolina, veniva espresso con questo suono che vale 8 volte questo. E d'altronde si chiama brevis, quindi ha anche senso, no? Pensare a un andamento veloce di una nota che si chiama brevis. E poi abbiamo il 400 e parte del 500, in cui la nota che vale 1 è espressa in questo modo, quindi magari si trovava, che so, l'indicazione iniziale 2 interi, no? Che voleva dire che per ogni misura ce n'erano 2. E poi nel periodo d'oro della polifonia, quindi 500 e una buona parte del 600, c'è stata questa indicazione, cioè l'unità di movimento era la nota bianca. E via via, diciamo nel periodo tardo romantico, Stravinsky, in buona parte del Novecento, i compositori di musica, diciamo, colta hanno usato sovente questa, la croma, come unità di movimento, quindi un ottavo. Io non so dirvi con semplicità perché di questo fenomeno. Sicuramente c'è stato un progressivo scivolamento dell'idea di cosa fosse la pulsazione. La pulsazione vale sempre più o meno la stessa velocità, veniva indicata in modo sempre diverso. Una delle ipotesi migliori è quella che il compositore, quando scriveva musica, voleva avere sempre un maggiore controllo e dettaglio di cosa poi sarebbe stato eseguito. Quindi, quando si è superato il periodo in cui c'era una grandissima libertà e il compositore ha voluto cominciare a scrivere tutto, allora ha aumentato la precisione e ha cercato di mantenere una sorta di controllo dell'esecutore, precisando sempre di più che cosa lui voleva nel piccolo.